Diciamo, abbiamo un po' realizzato al momento che il dottore di rianimazione ci ha detto che era fuori pericolo. Torni a respirare e capisci tutto quello che era successo, insomma. Era una seconda nascita. Una seconda vittoria è venuta fuori. A distanza di 4 anni dal primo parto è venuta fuori una seconda vittoria. Nostra figlia come se fosse nata due volte, così i genitori della piccola Vittoria che ha contratto la SEU è stata poi ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze, ma ce l'ha fatta. La SEU, sindrome emolitico-uremica, è una malattia grave che insorge solitamente nei bambini e comporta la formazione di piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo, che bloccano l'apporto di sangue a organi vitali come il cervello, il cuore e i reni. La piccola Vittoria, a 4 anni, tra pochi giorni, ha vinto questa battaglia, ma una bimba calabrese di appena 2 anni, che l'aveva contratta poco prima, è morta all'ospedale Meyer di Firenze. Vittoria era in vacanza con la famiglia, all'improvviso è stata colta da un violento disturbo gastrointestinale. Forse siamo stati fortunati, non lo so, però per noi era un disturbo gastrointestinale come poteva essere in giro. Chiaramente il perdurare di questo disturbo, una sintomatologia piuttosto grave con varie sfaccettature, ci ha portato ad andare all'ospedale. Noi siamo passati da essere in spiaggia al mare dopo 4 giorni e mezzo a essere in rianimazione, quindi Decisiva la diagnosi ad Arezzo e poi la corsa al Meyer. Purtroppo ci hanno detto che la situazione era molto critica, che il fisico era tanto debilitato e che lei piccolina non riusciva da sola, il suo fisico, a ricostruire tutto quello che questa malattia aveva causato. Perdita di piastrine incredibile, emoglobina bassissima, difese immunitarie azzerate, insomma, tosta, tosta tanto. E lei ha lottato tanto, insomma, per essere piccolina così ha fatto tutto lei. Noi bisogna dire veramente grazie al reparto di pediatria d'Arezzo perché sono stati veramente lungimiranti. Lungimiranti perché il dottor Martini, come ripeto, il primario, avendo fatto uno studio anche su questa malattia e avendo saputo che c'era stato dei casi a luglio in Trentino, aveva allertato tutto lo staff, tutti i dottori, dicendoci che doveva essere questa casualità. E al momento che noi ci siamo presentati in pediatria e i sintomi potevano riportare alla SEU, i dottori sono mossi perfettamente nei tempi e nei modi, e al momento che la diagnosi è stata quella, ci hanno mandato di corsa verso il Meyer a Firenze. 16 giorni in terapia intensiva con il fiato e il cuore sospeso, le monoclonali e alla fine la bella notizia, Vittoria era fuori pericolo. Rimane un'esperienza che era meglio non provare assolutamente, però lì hanno una marcia in più, dagli OS ai primari di pediatria e poi il contatto purtroppo con le altre famiglie che bastava uno sguardo con le altre mamme, con le mascherine dentro la rianimazione. Per dirsi tutto, insomma. Oggi la piccola è tornata a casa, ma le attenzioni sono ancora molte. È tornata in sé con il suo carattere, brontolona, anche agli OS diceva: puoi abbassare la voce che devo sentire i cartoni animati, per favore. Quindi era tornata abbastanza nei suoi cenci, come si dice noi. E a casa dobbiamo stare un po' attenti ai contatti con l'esterno, non può stare in posti, diciamo, pubblici, pieni di persone. E è qua che litiga col suo fratello di 7 anni. Sta bene adesso, sta bene.